Fino al 3 ottobre la nostra testata promuove una campagna per la sicurezza negli edifici scolastici della regione. Oggi ci troviamo all'Istituto Tecnico e Linguistico Leopoldo Pirelli in zona Colli Albani a Roma. C'è per noi in diretta Rossella Santilli. Rossella, qual è la situazione che hai trovato? Sì, buongiorno. Siamo appunto a Leopoldo Pirelli, dove si studia per vari indirizzi tecnologico, costruzione, ambiente, territorio e geotermico. E questo è l'istituto unico in tutto il Lazio. Poi c'è il settore economico e il liceo linguistico. Qui la sicurezza della struttura è garantita da sempre, costruita passo dopo passo. Non ci sono crepe, non c'è umidità, ben due scale antincendi. Insomma, nei corridoi sono ben visibili i cartelli di segnaletica della sicurezza dello stabile. Insomma, un sogno per tantissime realtà scolastiche nella nostra regione in Italia, che qui è diventato realtà. E allora sentiamo come è stato possibile realizzare tutto questo con la preside Flavia De Vincenzi. Ma insomma, come siete riusciti a realizzare concretamente una scuola sicura? Bene, e naturalmente dopo diversi anni di grande lavoro e con una enorme sinergia da parte di tante realtà, la provincia e poi tante anche associazioni per quanto riguarda lo sport e i campi sportivi qui fuori, ma soprattutto per l'impegno di tutti noi in questa scuola e di tutte le componenti, personale ATA, docenti e anche studenti, perché la mission della scuola è proprio quella, creare consapevolezza in tutti il personale, gli operatori della scuola e chi vive all'interno di questa comunità della realtà che esiste nell'ambito della sicurezza. Preside, voi periodicamente effettuate delle prove di evacuazione per i grandi rischi cui sono sottoposte le scuole, così come tutti gli altri edifici pubblici e privati a Roma. Ma ci credono e sono capaci gli studenti? Senza dubbio ci credono. Noi cerchiamo soprattutto di lavorare in questo senso, nel diffondere una cultura della sicurezza, perché noi pensiamo che la formazione si faccia attraverso l'informazione e poi anche la comunicazione. Ecco, la parola magica è formazione. Come si fa ad attuare la formazione? Lo chiediamo alla professoressa Laura Pino. Buongiorno a tutti. Sì, noi abbiamo la sicurezza per il Pirelli è sempre stata una vocazione fondamentale. Abbiamo organizzato, siamo riusciti in un anno scolastico a organizzare la formazione per tutto il corpo docenti, più di 100 insegnanti, tutto l'organico amministrativo, ATA, quindi con formazione avvalendoci anche di istituzioni quali la Sapienza, l'Università La Sapienza, Anche i vigili del fuoco. sicuramente sì, e quindi Quindi voi siete formati a qualsiasi rischio, incendio, terremoto, qui tutti sanno cosa fare. Sicuramente sì. Grazie professoressa Pino. Gli studenti, è tutto merito del professor Massimo Zappelli. Se gli studenti, tra le varie materie, hanno da studiare anche la sicurezza delle scuole. Però come ha fatto a sensibilizzarli a questo punto? Beh, noi, essendo stati formati, abbiamo trasferito, diciamo, la formazione agli studenti, e gli studenti stessi sono soprattutto i ragazzi delle quinte classi che fanno formazione ai ragazzi delle prime, che durante il periodo dell'accoglienza all'interno della nostra scuola i ragazzi spiegano loro direttamente quali sono le norme comportamentali in caso di emergenza e le planimetrie, le vie di fuga, eccetera, insomma. Grazie, professor Zappelli. Quindi un passaggio di testimone da studenti più grandi agli studenti di primo anno. Allora sentiamoli questi giovani che si passano il testimone, come Alessandro Carrer. Che significa dare questa docenza di sicurezza, non solo però nella scuola? Noi troviamo che la sicurezza sia fondamentale perché, come in tutta la vita, anche la scuola permette di informarci e di prevenire tutte quelle misure che possono garantirci una sopravvivenza, perché periodicamente nella nostra scuola facciamo anche delle prove di evacuazione con della formazione nostra. Infatti, in ogni aula sono presenti delle planimetrie generali che ci spiegano il percorso da adottare in caso di evacuazione, un antincendio, un'azione sismica che potrebbe verificarsi. Ascolta, ma i più piccini quando arrivano qui al primo anno vi seguono, insomma, o pensano ad altre cose? No, no, cerchiamo di fargli capire loro che è importantissimo. Infatti, nel progetto dell'accoglienza che questa scuola fa molto bene, ci mettiamo anche il discorso della sicurezza. Grazie. Allora, un altro studente, Alessio Scuderi, tu hai avuto un'esperienza purtroppo importante proprio con un'emergenza sismica all'Aquila e lì hai provato sul campo che serviva questa formazione. Ovviamente la formazione riguardo alla sicurezza è importantissima, in quanto bisogna sapersi muovere in situazioni di emergenza e di pericolo, saper evacuare, e quindi
mantenere lucidità e calma per intervenire. Per agire e difendersi dai grandi rischi. Allora, tutto questo patrimonio della Leopoldo Pirelli, certo non è esclusivo patrimonio, scusate il bisticcio di parole, di studenti e docenti, ma anche di tutti coloro che abitano qui intorno, ma anche di tutti coloro che accedono al sito della scuola, dove viene spiegato tutto. E questo sito è stato realizzato dal professor Giuseppe Bonaventura. Lei ha un compito importantissimo, cioè insegnare le misure di sicurezza ai docenti, agli studenti, ma anche a tutti coloro, a tutti i cittadini. Ma senz'altro sì, perché la sicurezza deve basarsi soprattutto sulla partecipazione, la partecipazione di tutti, per cui la presenza sul sito di una pagina interamente dedicata alle tematiche della sicurezza concorre in maniera fondamentale, direi, alla quella cultura della sicurezza che per una scuola deve essere qualcosa di fondamentale. Qual è il sito a cui si può accedere? www.leopoldopirelli.it, il sito istituzionale. Grazie professore. Adesso, prima di chiudere, Rosselli. Antonio Tumolo, presidente di Consiglio d'Istituto, dimmi Andrea. Cosa possiamo dunque dire in conclusione? Possiamo chiudere, allora se siamo proprio in chiusura, abbiamo ancora un sogno, hanno ancora un sogno i docenti di questa scuola, preside velocissimamente, qual è il sogno? Migliorare sempre di più il Leopoldo Pirelli attraverso il rinnovo di tutti gli infissi che da tempo aspettiamo dalla provincia. E questo è il messaggio per la provincia, e quindi dall'Istituto Leopoldo Pirelli è tutto, la linea torna allo studio.